Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo, oggi col Parrotanafi. Ci troviamo a Pasturo in Valsassina e oggi ho portato il Parrotanafi perché volevo provare a riprendere questi ragazzi che fanno arrampicata su questa montagna, la vedete dietro di me. Vabbè, l'ambiente è sempre bello quello della Valsassina, ma in questa situazione non l'avevo mai provato e secondo me il drone più adatto a questa situazione di riprese è il Parrotanafi, perché lo si mette, diciamo, a suo agio con le sue potenzialità, silenziosità, fotocamera a 180 gradi, o meglio che si inclina di 180 gradi, quindi anche 90 gradi verso l'alto, e zoom ottico senza perdita di qualità. Queste tre cose insieme, secondo me, in situazioni così per il Parrotanafi sono la morte sua, nel senso che non si dà fastidio allo sportivo che sta facendo l'attività, soprattutto un'attività del genere, arrampicata, che è anche abbastanza pericolosa, e poi comunque se ci si avvicina troppo con il drone o con un drone che fa troppo rumore o queste cose, ovviamente ad uno sportivo del genere magari danno anche fastidio. Invece il Parrotanafi silenzioso, zoom ottico, quindi senza perdita di qualità, quindi non bisogna avvicinarsi al soggetto in maniera eccessiva, secondo me in questa situazione veramente il Parrotanafi dà il meglio di sé. Quindi oggi ho deciso di portare il Parrotanafi in macchina, c'ho anche l'autelivo, ma in questa situazione ho visto meglio il Parrotanafi, quindi adesso preparo tutto e decolliamo con il Parrotanafi.
Ok ragazzi, anche questo volo col Parrottanafi è finito. Direi che in situazione del genere tira fuori il meglio di sé, nel senso che sfrutta tutte le sue potenzialità. Silenzioso, quindi non dà fastidio a chi magari sta facendo un'attività sportiva. La fotocamera, che si può inclinare di 180 gradi in queste situazioni, viene comodissima. E un'altra cosa ovviamente che è ineguagliabile è il, o meglio, non è ineguagliabile che ce l'ha solo lui, però in queste situazioni viene davvero comoda, è lo zoom senza perdita di qualità, che in situazioni del genere è veramente comodo, perché non bisogna avvicinarsi troppo allo sportivo che sta facendo l'attività sportiva, in questo caso arrampicata, quindi una cosa anche tra virgolette un po' pericolosa, quindi non bisogna avvicinarsi tanto con il drone, in quanto possiamo zoomare con questa funzione di zoom senza perdita di qualità. Quindi diciamo che queste tre cose in situazioni del genere sono veramente comode: silenziosità, fotocamera che si gira di 180 gradi e zoom ottico senza perdita di qualità. Queste cose sono veramente il suo punto forte in situazioni del genere, che magari con altri droni diventa un po' più critica, perché comunque per chi sta facendo un'attività sportiva come l'arrampicata, avere un drone che si avvicina ma fa un sacco di rumore, o si avvicina perché non ha lo zoom ottico, quindi bisogna avvicinarsi tanto al soggetto, o anche il discorso della fotocamera di 180 gradi, che in questo caso si può fare delle inquadrature veramente fighe dal basso verso l'alto per chi sta facendo una arrampicata, direi che queste cose sono veramente il suo punto forte, e con questo video secondo me le abbiamo sfruttate appieno. Quindi ragazzi, se questo video col Parrottanafi in questa situazione un po' alternativa rispetto ai miei video soliti vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!